Serignano non deve fare gli straordinari, voglio dire, il film è finito, quindi i suoi microfoni devono funzionare, va bene? Sì, ma io non ho la tua voce. Allora, grazie a tutti per essere qui, spero vi siate divertiti, insomma, un film che ci ha molto divertito fare, devo dire. Coraggioso, e devo ringraziare Ambra e Enrico che veramente si sono spesi tantissimo, soprattutto Ambra che è incolume, state tranquilli. È stata bravissima, non è successo niente, l'ha fatto un grande... Dici no, eh? Soprattutto la caduta in bici, il vetro! Le chiederemo. Va bene, quindi grazie veramente tanto per essere qui oggi. Grazie. Allora, passiamo il microfono all'amministratore delegato Rai Cinema, Paolo Del Brocco. Buongiorno. Buongiorno. E ha affittato fino a 20 secondi fa, giustamente, questo incontro mediatico. Bisogna fare promozione gratuita prima, se no non è un problema. Che devo dire? Questa scelta coraggiosa, secondo me, no? Di inserire all'interno della commedia romantica questo tema della sfortuna. Facciamo sì, una scelta coraggiosa e divertente, è una cosa, siamo tutti alla ricerca di un qualcosa di diverso, questo è un qualcosa di diverso. Devo dire che questo film io per una serie di motivi ne vedo molti, questo film mi ha molto divertito perché è un film gradevole, intelligente, divertente, e quindi ieri sera che l'ho rivisto anche questo, insomma, la quarta volta, devo dire, mi sono ridivertito, e questo secondo me è un bel segnale. Dico subito che usciremo con più di 300 copie, così ci togliamo il tema. Questo è l'Onigro, che su questo trova delle copie, anche forse arrivare anche a 500, mi diceva, adesso 300. Ha detto di no. Per scaramanzia, giustamente, insomma, visto per rimanere in tema, dice. Va bene, comunque 300 copie per partite, allora in bocca al lupo, insomma, al cammino di questo film, che rappresenta l'esordio per... Alessio Maria Federici, il regista. Sì, io sono contentissimo di aver trovato Ambra ed Enrico disponibili a farsi prendere a porte in faccia e via dicendo. Mi ha divertito molto raccontare come ci andiamo a creare delle finte cose, cioè dove diamo colpa alla sfiga di cose che ci accadono. E nulla, devo ringraziare tantissimo i due sceneggiatori con cui abbiamo riadattato il film dal film francese che si chiamava Chance de ma vie, quindi devo ringraziare Davide Lantieri ed Edoardo Falcone che sono qui in prima fila, con i quali abbiamo cercato, uno dei due purtroppo è anche Zorus, e sottolineo il purtroppo, e nulla, grazie infinite di essere qui. Rispetto alla versione francese, cosa pensi di aver aggiunto? Cosa pensi? Qual è il sapore differente? Ma abbiamo cercato di, tra virgolette, di renderlo più... forse, tanto non c'è nessun francese in sala, spero, più umano. Abbiamo cercato più di umanizzarlo, di renderlo più caldo, come sono le nostre storie solitamente. Va bene, grazie e benvenuto. Prego. Anzi, gli attori sono molto più bravi. Che sia chiaro, adesso scoppia il caso diplomatico. Una scena probabilmente che diventerà cult è quella dell'ascensore, vero Gianpaolo Morelli? Per esempio. Buongiorno. Sì, raccontala tu, che succede all'ascensore? Succede qualcosa di molto bello, insomma, diciamo che dal punto di vista dell'immagine, sì, è molto forte. Non so quanto per Ambra. Ma non vi preoccupate, continua. Perfetto. No, beh, insomma, questo film parla di fortuna e sfortuna, io da napoletano insomma non potevo non esserci, perché è un argomento che mi sta molto a cuore, no? Voglio dire, secondo me poi al di là di essere napoletani o meno, bisogna credere nella fortuna e nella sfortuna, perché proprio la vita è anche una questione di casualità, di fato, no? Anche perché se noi siamo nati, se tu sei nato, proprio tu questa sia, è perché uno spermatozoo su circa 3 milioni è andato a segno, quindi sei stato estratto a sorte su 3 milioni di possibilità. Adesso tu la puoi vedere come una gran fortuna o una grandissima sfiga, questo non lo so, poi dipende da te. Però insomma, poi per un napoletano la vita del superstizioso è difficile, perché insomma devi sempre stare attento, se non puoi stare a 13 a tavola, non puoi rompere uno specchio, se passa un gatto nero ti devi grattare, devono passare altre persone insomma, dopo di te. Per questo a Napoli è bloccata, intasata dal traffico, non è perché siamo indisciplinati, è piena di gatti neri,
poi di Venere e di Marte non si sposa e non si parte, a Napoli non ci sposiamo mai di venerdì, proprio porta sfortuna. Anche se ho degli amici divorziati, secondo i quali porta sfortuna anche sposarsi di sabato e di domenica, anche di martedì e di lunedì, insomma porta proprio, forse porta proprio sfortuna il matrimonio in sé. Quindi che dire, è un argomento che ci riguarda un po' tutti e poi vabbè, l'avete già visto voi? Sì. Quindi la scena dell'ascensore con Ambra, insomma, vabbè, avete capito di che cosa, di che cosa stavamo parlando. Più che altro farei parlare Ambra della scena e dell'ascensore. Ecco Ambra, alla quale invece... Ma anche no, io sono quella che fa. Prego, prego con il microfono. Io faccio e non parlo. Io giudico, quindi devo dire come... E no. Tu sei là in piedi con un salame e... È stato divertente, cioè fisicamente era una bella prova, soprattutto perché appunto rendere incredibile quella scena con Giampaolo Morelli come protagonista è stato un bel impegno. È stato impegnativo il film, cioè, è stato facilissimo dal punto di vista fisico. Fisico sì, cioè, certo, come Nikita, la Nikita della sfiga, soprannominato così Sara. Nikita combatteva cose un po' più alte, io però sarò l'eroina di molte donne che vedranno il film, perché nonostante quello che sembra, lei va dritta al suo obiettivo e riesce sempre a essere decisamente attraente, no? Carina, anche quando scivola dai suoi tacchi 12, che non toglie mai, lo fa con un certo, con una certa femminilità che fa capire che si può prendere porte, cacche in faccia e altre cose, ma essere estremamente interessanti. Senti, dopo aver girato questo film, mettendo sulla bilancia, visto che parliamo di due forze molto, diciamo, senza regole, no? È più forte la sfortuna o più forte l'amore? Ah, oddio, la domanda, eh? No, vabbè, è più forte quello che ti fa pensare... positivo, cioè nel senso che la sfiga in realtà può non esistere, è soltanto qualcosa alla quale affidi quello che non riesci a fare o quello che non hai voglia di affrontare quotidianamente, no? Nei rapporti, nella professione, e quindi serve tantissimo come espediente, cioè come qualcosa che ti evita di fare sempre quei percorsi da psicologo denoante a casa, e che invece ti dà la possibilità anche di riderci su e dire vabbè, oggi è sfigata, è andata così. Siete una coppia molto tenera e molto credibile con Enrico. Ma per forza. È stato un lavoraccio, Enrico. Molto complicato, per Enrico è stato durissimo. Nelle scene dei baci. No, sì. Siete molto teneri, veramente una coppia credibile sullo schermo. Ci avete lavorato molto, è stato naturale, molto naturale. È stato tutto piacevole, questo voleva dire. No, soprattutto baciare me. E ricevere quelle carezze da una donna profumata che non usa la lingua, questo voleva dire, mentre lui sì. Quello non so cosa sia, ti passo il microfono, adesso torna la voce. Buongiorno a tutti, a tutte soprattutto, vedo maggioranza femminile, quindi insomma, a tutte, all'altri che buongiorno. No, è stato divertente. Girare con Ambra soprattutto è stato divertente decidere, almeno per me, in modo quasi sadico, che era lei la protagonista, perché abbiamo fatto dei provini, però da subito si era capito per affinità, non so, poi noi non ci conoscevamo, per cui, però c'era una strana alchimia durante il provino ed era quella giusta per fare un film di questo tipo, che aveva dietro insomma alcuni retaggi anche un po' negativi, insomma così. Invece è stato molto divertente da subito, insomma, e vedere poi lei accanirsi ostentando sicurezza anche nei momenti di grande rischio e pericolo, le librerie che cascono addosso, nell'inciampare, prendere vetrate, insomma, ma perché non vediamo uno stunt? No, io, tipo Tom Cruise, una cosa del genere, insomma, e quindi tutti a dire, ma vogliamo vedere dove non ha finito. Bisogna vedere il film per vedere fino a che punto siete arrivati.
Ma no, bisogna vedere non tanto il film, perché poi il film taglia prima, vedere proprio tutti i Chuck, cioè io sfiderei tutti quanti a vedere proprio quello che non è stato montato nel film. Però a parte questo, insomma, un grande affiatamento, grandi risate anche fuori, abbiamo rischiato anche di fare a botte una volta, non io e lei, ma io e basta, con un inquilino di una casa, un imbecille. Vabbè, adesso no, imbecille, però lo posso dire, si può dire imbecille, basta non fare il nome e cognome. No, io dico proprio il citofono, questa citofonate anche quando passate e scappate, che è una gran figa, fate la nome mio, vi do 2 euro ogni volta, poi facciamo i conti. E quindi, allora io credo che loro vogliano farvi delle domande. Io volevo salutare anche Max Vado e Simona Caparvini. Grazie. Che ci hanno raggiunto e che sono insomma tra i protagonisti, questi coppie, pazienti, sono i pazienti di Jacopo, che è un po' per la prima metà del film il sogno di tutte le coppie, insomma, avere qualcuno che ti risolve i problemi, no? Di coppia, avrei voluto conoscere anch'io, insomma. È vero. Non ti è rimasto un po' questo appiccicato, questo personaggio, insomma, hai provato poi? No, perché non sono capace. Se mi capita qualcuno che ha problemi di cuore. A me è successo 3 anni fa al Sistina, io stavo avevo appena parcheggiato, 7:15 del pomeriggio, no, avevo fatto i miei progetti, un parcheggio, già un impegno grande a Roma, a parcheggio. Ho parcheggiato, dico adesso vado a prendere un bel caffè e poi entro e mi vado a truccare. Invece appena parcheggiato, appena uscito dalla macchina, ho trovato un ragazzo che mi fa: no, te aspetta, no, ti prego, tu che è? Chi è? No, la mia ragazza, io, lei, lasciati siamo. E allora tu fai, ti prego, telefona, tu, lei non vuole, io, fatto tu l'idolo, tu sei lì di lei. Tu cerca, metti almeno articoli determinativi, che vuoi da me, che devo fare? Ti prego, chiamala, che lei impazzisce per te, ti prego, ci siamo lasciati. Oddio, mi era passata la fame, dico, vabbè, ma siamo sicuri? Come? Lei ti adora, appena sente che è, mi sposa. Mi sono sentito responsabilizzato, allora ho detto, beh, fai il numero, questo fa il numero, ecco, squilla. Io prendo il telefono, schiarisco la voce, pronto? Già si vedeva una bella scoglionata e faccio, sì, buon pomeriggio, sono Enrico Brignano, e sti cazzi, ma l'hanno riammazzata te e lui, e quindi ho capito che io non posso come fare come consulente matrimoniale, niente, meglio come attore. Allora, curiosità da parte vostra, domande che nascono spontanee dal pubblico? A parte le consulenze che abbiamo visto, non è il forte dell'attore, insomma, ma del personaggio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere quando vi è venuto in mente di rifare Per sfortuna che ci sei e a chi è venuto in mente per primo? Cioè, è una minaccia o è una domanda leggera? Domanda leggera. Ah no, perché come ha detto ci ha fatto bene. Chi voglio sapere chi sono? Nel senso, comunque funziona come francese, non ho capito, nel senso comunque funziona come rifacimento della commedia francese, quindi volevo sapere chi è che ha avuto l'idea di trasferire la piacevole idea, diciamo. No, ci tranquillizzi, perché voleva rispondere Francesca Longardi. Grazie. Abbiamo visto il film in Francia e ci ha molto divertito, ed è stato un po' lo stesso, ci ha creato la stessa reazione, diciamo, di Benvenuti al Sud, cioè un film che abbiamo rifatto e che quando abbiamo visto sembrava un film fatto in Italia, cioè in cui c'era il contrasto nord-sud, che è uno dei nostri temi caldissimi, e quindi quando l'abbiamo visto in quel caso abbiamo detto: beh, questo è perfetto per un remake in Italia, infatti è stato il caso. E anche quando abbiamo visto Per sfortuna che ci sei, abbiamo detto: beh, il tema della sfiga è ancora più italiano che francese, e quindi abbiamo detto è perfetto, è un tema che abbiamo fatto nostro, e poi abbiamo affidato Alessio Federici e 2 sceneggiatori che infatti l'hanno riadattato, rendendolo veramente molto credibile e più umano, in questo caso assolutamente sì, che dandogli anche un po' una spiegazione che nel film francese invece restava una cosa sospesa, e Alessio ci ha tenuto molto invece che fosse un po' una scusa del protagonista per non amare, insomma un po' una sua corazza che si è creato per la paura poi di amare, come si scoprirà durante il film, insomma. Alessio, vuoi aggiungere qualcosa?
No, ho detto tutto Francesco. Sottoscrivo. Faccio come a scuola, sottoscrivo. Si stampi. Approvato, si stampi. Buongiorno, la mia domanda è per Federici, che vedo si è fatto le ossa come aiuto regista in tante commedie, ecco, che cosa ha rubato, diciamo, sugli altri set che ha portato questo, questo. Poi l'altra domanda è per Simona Caparini, che ha questo ruolo, anche qui questa parte piccola ma intensa, come avevamo visto in Woody Allen, cioè riescono sempre a, a dare dei tagli abbastanza significativi, insomma, ai tuoi ruoli. Ecco, cosa vuol dire per un'attrice italiana avere dei ruoli belli ma piccoli? Un suggerimento. Vai, inizio io. E cosa ho rubato? Enrico Subi ha detto i cestini. No, allora ho avuto la fortuna di lavorare con, secondo me, con due che adesso da soli sono comunque geniali, ma che insieme erano qualcosa di incontenibile, che erano Miniere Genovese, e da loro ho imparato la capacità di raccontare. Ho imparato, sto cercando ancora di imparare la capacità di raccontare con una sola immagine 400.000 cose. Da Luca Lucini, a cui sono anche molto affezionato, la capacità di essere leggeri. E da Max Bruno, che è quello forse a cui devo di più perché è stato l'ultimo e quindi già sapevo che dovevo esordire, e quindi ho cercato proprio di rubare. E ho cercato di imparare questa capacità di tenere sempre alta la vena comica di quello che si sta facendo. E poi basta, fondamentalmente ho imparato quelle che sono le dinamiche di questo lavoro, che visto da fuori sembra sempre facile e molto bello, invece è fatto di profondo sacrificio. E quindi quello che ho cercato di fare anche in questo film da un punto di vista di confezione è stato quello di cercare di non rinunciare a nulla, come fanno poi fondamentalmente gli stranieri, cioè quello di cercare di essere il più curato possibile. Spero di esserci riuscito. Grazie, sentiamo anche Simona per la sua parte di domanda. Come, saluti a tutti, io sono molto timida come avete visto nel film, quindi ho paura che cadrò durante questa domanda, spero di farcela. C'è stato un suggerimento mentre hai fatto la domanda e lui ha detto tirò del culo, cioè quando hai sempre ruoli piccoli. Non è vero, non è vero. Certo è che una cosa succede nei film internazionali, che tu magari hai un piccolo ruolo e poi qualche altro regista ti vede e ti dà altri ruoli. Ora, questa cosa mi sta a me succedendo più all'estero e con Alessio Maria Federici che in Italia, perché io vengo dal set di Guy Ritchie, dove ho avuto un ruolo anche lì, un 5 giorni di girato in Inghilterra sul film che sarà il Cinepanettone del 2014. Questo è il Cinepanettone del 2013 e io sono fierissima di essere qui con Alessio, che voglio dire, francamente, già nei film di Miniere Genovese si vedeva da morire che lui aveva un'altra stoffa rispetto a quello dell'aiuto regista. Che succede? È andata una cosa di Alessio? No, non credo sia un cinepanettone. Però, anche perché dietro la parola cinepanettone poi si scrivina. No, no, assolutamente. Anche perché non è manco Natale. Se ti regalano adesso il panettone, gli dici scusa, diciamo dai. Sì, se no poi non facciamo in tempo a vederci. Sai quelle cose così. Io volevo solamente dire una cosa a chiosa di quello che stava dicendo Simone rispetto ai piccoli ruoli, che questa è una cosa che forse in Italia dovremmo imparare tutti quanti a ragionare in maniera diversa. Secondo me non esistono piccoli ruoli. In tutte le commedie inglesi, americane, ci sono fior fior di attori che rendono una, due, tre battute un momento divertentissimo all'interno del film. E quello per cui ho lottato, e la produzione è stata su questo, mi ha dato tutto quello che chiedevo, è stato quello di non avere mai una comparsa di una battuta, ma di avere sempre attori. Ho avuto la fortuna in anni di lavoro di portarmi dietro amici che per carineria hanno accettato anche di fare una o due battute. E per me questo, se non avessi avuto Morelli, che probabilmente può sempre sembrare che fa un piccolo ruolo, tanti... Il mio piccolo ruolo. Appunto. Non mi sarei mai potuto togliere lo sfizio di fare l'ascensore in quel modo. Non mi sarei mai potuto togliere
Quindi la forza del nostro mestiere sono gli attori. Hai detto, guarda, vieni a farlo, che si regge tutto su di te. Ma Marelli non ha ancora visto il film, capito? E comunque, no, Marelli, protagonista. C'è qualcuno che ha vinto l'Oscar facendo pochi minuti, tipo Judy Dench, piuttosto che Hathaway. Anche Hathaway alle Miserabili, diciamo, muore abbastanza presto, eppure quello che magari ti ricordi di più del film. Ma è abbastanza triste pensare sempre agli attori che si contano le battute quando ricevono le sceneggiature a casa. Diciamo che abbiamo imparato a capire il senso di quello che ci viene proposto, e certe volte appunto i film, grazie a Dio, vengono abitati da attori molto molto bravi che si prestano a fare quello per cui vengono chiamati e che in quel film è funzionale a quella scena. Insomma, anch'io in Ferza non è che avessi 100 milioni di pose, ne avevo 6, eppure è stato per me una bellissima occasione. Se mi fossi messa a contare sarei stata una stupida e probabilmente molto poco intelligente nei confronti della semina, no? Del futuro. I giornalisti applaudono perché qui ci stava proprio bene un applauso, non lo so, mi piaceva molto. Noi giornalisti non applaudono, grazie Brignano però per l'entusiasmo. Perché devono scrivere, quindi hanno le mani sopra. Hanno le mani impegnate, che saggio, che saggio. Qualche altra domanda, ecco. Salve, volevo parlare di questo cinepanetto, non scherzo. Volevo chiedere. Distruggiamo il tuo. No, è suo, Sappiamo. Non sono vendicativi, no, per niente. È il film che. Volevo fare una domanda a loro due, forse insomma un po' banale rispetto al film, però ci è utile. Volevo sapere, visto che siete oltre ad attori di cinema, di televisione, anche di teatro, no? Si sa che gli attori di teatro sono particolarmente superstiziosi. Quindi volevo sapere da tutti e due, per favore, che rapporto avete insomma con la sfortuna. No, ti prego, Ambra. No, prego, contro te. Ah, va bene. E poi brevemente, insomma, se vi sembra un po' più difficile fare ridere in questo periodo piuttosto che in altri, visto, no? Cinema, crisi, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda la superstizione, credo di essere superstizioso servo un sacco di cose quando basta, non di più, non tanto di meno, insomma. Sul viola, per esempio, non ho tanto, mi dicono sempre che è fucsia, quindi quando entrano signore con delle stole viola, ma tante, no, è fucsia, ma sembra viola, anche lilla, è gettonato, sì. I gatti neri ce ne sono sempre meno, perché o se li mangiano, qualcosa li mangiano, perché in Cina portano bene. Tutto è relativo. E poi forse quando cade il copione, ancora insomma ci sono legato, lo facciamo battere 3 volte come si usa fare, però non lo sapevi, l'hai scoperta oggi. Quindi niente più sale dietro le spalle. E gli specchi rotti adesso li mettiamo per la 626, sono antinfortunistici, cui se si rompe rimane attaccato lì, oppure addirittura alcune volte in plexiglass, in teatro è in plexiglass, quindi non si rompe. E altre sfighe non lo so quali possono essere, ma insomma ripeto, se uno sta dietro a tutte queste cose non vive più, cioè, non ce la fai a stare appresso. È un po' come i social network, non vivi più, insomma, se stai appresso tutto la tua vita la vive un altro. E invece l'altra domanda era se è più difficile o meno di questi tempi far ridere. No, credo che sia più facile, perché nei momenti di grande tristezza la gente ha proprio necessità e quindi ha una volontà spasmodica di investire i propri danari, almeno quando può, in qualcosa che faccia star bene, perché la risata è un po' come la spa. Noi spendiamo per fare un massaggio che ci fa star bene un'oretta 100 euro magari per farci, non so, un massaggio shiatsu o rilassante. È uno spettacolo divertente, che sia un film, uno spettacolo a teatro, dura anche di più e tante volte costa pure di meno, per cui si spera sempre che il prodotto equivalga al massaggio, insomma, a quel benessere lì, viene fatto singolarmente ad ognuno. Quindi questo, credo che adesso sia più facile, proprio, no? I momenti più dove i comici erano più in voga e più richiesti erano momenti di guerra, se si pensa un po' al passato, addirittura
venivano chiamati in prima linea, insomma, no? Gli americani insegnano in questo. Per cui adesso siamo un po' in guerra se pagare la seconda rata dell'IMU oppure no, se l'IVA la portano al 25%, fanno conto paro, ce la stanno, no? A tirare, se le bollette le tagliano a metà o ci tagliano la metà dei contatori, insomma stanno facendo Berlusconi, ma insomma tutto il resto è abbastanza negativo. E quindi insomma la gente ride anche per poco. Certo è che oggi il pubblico, come dicevo poco fa in un'intervista, il pubblico ha dalla sua una memoria, un carniere un po' più ampio di cose viste, di battute già sentite, per cui è sempre più difficile. Si è spento? Niente, quindi resterà solo la risposta di funziona, cinese ma funziona. No, non è cinese. Sta made in Cina, no, Philips è made in Cina. No, no, ancora no. Stai. Questo è tutto cinese. Questi te li regalano appresso alla stazione Termini, ti prendi i calzini e ti danno anche questo. Che brutta idea essersi messi così vicino, è andata così oggi. Questa cosa qua. Ma tu poi ti sbobbini tu, cioè tutto quello che diciamo loro. Quasi tutto. Che mestiere che fai? Va bene. Sembra di essere di aver risposto alla domanda. Adesso sentiamo Ambra sugli stessi temi, insomma, sia la scarpa. Tutto preparato naturalmente. Infatti vedi che ha mancato dappertutto, questo casca un sacco di volte. Ma che davvero, rimettete la paura. Io non vorrei dire niente. Nel senso che la sfiga, dici no. Soprattutto al teatro quando hai... No, vabbè, non so. No, vabbè, è diventato il protagonista della conferenza stampa, sto regista, basta. Sì, insomma, a teatro ci si crede di più perché è più difficile e terrificante ogni sera affrontare, e anche meraviglioso, il pubblico, e quindi spesso per evitare di affidarsi solo a se stessi ci si affida a qualcosa che in realtà, insomma, speriamo non esista, e quindi ci aiuta quando altrimenti dovremmo andare a scavare chissà dove per cercare responsabilità personali e quindi fare tutto un lavoro psicologico che non si ha sempre voglia di fare, e quindi certe volte è più facile dire oggi è andata bene perché, non so, quel disegno era messo al posto giusto e io lo faccio, se l'ho detto vuol dire che lo faccio. Spesso con i disegni dei miei figli tappezzo tutte le... i camerini dei teatri d'Italia con cose di famiglia e penso che siano quelle a far andare bene o male uno spettacolo, e così, insomma, preferisco pensare a cose leggere che scavare ogni volta in quello che manco, quello che non ho portato sul palco, che poi ovviamente è la risposta all'esito dello spettacolo. E per quanto riguarda invece le risate, è più difficile o più facile secondo te in questo periodo strappare delle risate al pubblico? Ma io, per quel poco che conosco nella commedia, perché comunque sto iniziando adesso a farmi le ossa e a cercare di sentire una battuta che funziona in sala, che è un'esperienza credo meravigliosa, ed è molto difficile. È sempre stato complicato far ridere, dal mio punto di vista, perché è un'arte che hanno in pochi e perché io stessa rido poco. Sei esigente? No, non sono esigente, è che una cosa deve colpirmi, deve prendere probabilmente la mia quotidianità e farmela vedere sotto una luce diversa, anche più ridicola, più umana, meno gigantesca e insormontabile di quanto ogni tanto ci sembri, no, la nostra giornata, quando siamo troppo affaticati o stanchi da tutte le notizie che sentiamo. Quindi secondo me è qualcosa di immenso, che quando uno ha quella capacità è grande, sì, forse è anche il più grande di tutti. Ok, eccoti. Quindi chiudiamo dopo? Sì, io... qui è l'ultima questa. Sì, ritornando invece all'inizio, volevo sapere da Enrico e da Ambra, insomma, che cosa vi ha intrigato di più, qual è l'aspetto più divertente dei vostri rispettivi personaggi? Grazie. C'è un aspetto, una caratteristica. Guarda, un po' tutto. Cioè, il personaggio, la cosa che mi intrigava di più è il fatto che Jacopo, personaggio di questo consulente matrimoniale
che porta sfortuna alle sue ragazze, le sue donne, le donne che stanno con lui, era già un aspetto diverso. La parte più intrigante è proprio scritta nel film, perché è un ruolo, e parlo da attore, diverso da quelli che mi erano stati proposti fino adesso. Quindi questa, diciamo, è la cosa che mi ha intrigato di più, non solo a leggere il copione, ma soprattutto ad accettare il film. Adesso ho la possibilità di fare le cose che mi piacciono, grazie a Dio, nonostante il fisco, non ho di casa Monica sotto casa, che almeno fino a stamattina c'erano, quindi penso che non stiano nemmeno a pranzo, nel senso che posso, ho la fortuna di poter decidere cosa voler fare. Questo per un attore credo che sia, per qualsiasi persona al mondo, soprattutto per un attore, essere libero di poter scegliere i lavori che deve fare o può fare è fantastico, insomma, no? D'altronde liberi professionisti siamo, per cui niente in particolare all'interno di tutto il ruolo, ma soprattutto il ruolo stesso è stato intrigante. Ambra? Beh, no, a me piaceva molto l'idea di lavorare innanzitutto con Alessio, che è vero, noi ci conosciamo da tantissimi anni, e finalmente l'idea che lui, insomma, sia in qualche modo ricordato di me e di quello che secondo lui potevo fare nel film mi ha fatto piacere, e trovo che sia sempre molto bello quando ci si conosce un po' di più, tirare fuori cose che magari altri non vedono per mancanza di frequentazione, di esperienza, di intuizione. E poi perché lui voleva farmi diventare un po' il Bruce Willis del cinema italiano, cioè affrontare sfide immense, non l'Armageddon, ma quasi personale almeno, e affrontarlo con la stessa fisicità degli americani e con la stessa voglia di rischiare tutto sulla propria pelle, sapendo che, insomma, di essere protetta da molto affetto sul set. Quindi è stata un'esperienza per me assolutamente divertente e diversa da tutte quelle fatte fino ad ora, anche perché per la prima volta non mi hanno affidato un personaggio in cura patologica e come dire borderline, con i nervi sempre a mille, ma una donna di grande dolcezza e di grande solarità, e per questo devo dire assolutamente grazie a questa operazione, almeno per me è una donna che non avevo mai interpretato. Grazie Ambra, l'ultima battuta dal regista Alessio Maria Federico.